Buonasera. Proseguiamo nella lettura del giornale di battaglia Kobilek di Soffici e vediamo come l'attesa si dilata e non vi sono riferimenti certi, anche i riferimenti più elementari svaniscono e compaiono addirittura strane visioni, per carità veritiere, ma che hanno qualcosa di surreale. Vediamo proprio il dilatarsi di questa situazione, delle apparizioni fantastiche. Sbancamenti di Palievo, 17 agosto. Per un ordine improvviso, lasciamo ieri notte la nostra trincea, dove ci dette il cambio un battaglione del 128esimo. Come i subentranti non riuscivano a muoversi nell'inevitabile ingombro con le necessarie cautele, e facevano anzi un rumore considerevole, gli austriaci si accorsero a un tratto di ciò che avveniva e cominciarono a sparare sulla trincea e sulle mulattiere che vi conducono. Raffiche di mitragliatrici, di shrapnel a quell'odio. Io c'è scritto così, non so cosa significhi. E persino due o tre colpi che non si sa se di bombarde o di spezzoni. Per fortuna però non offesero nessuno e la burrasca passò tra i frizzi e le risa della truppa che poté iniziare tranquillamente la marcia verso l'una, ma come la notte era buia non fu senza difficoltà e avventure. Per le stesse vie incerte, malagevoli, cominciammo a inerpicarci su per la montagna dalla quale eravamo discesi su per giù alla stessa ora pochi giorni fa. Si trattava di raggiungere questi sbancamenti scavati qui sul rovescio occidentale del Cook, ad angolo morto, dove dovremmo aspettare, ammassati in uno spazio di pochi metri quadrati, un altro ordine, quello di avanzare. Il difficile fu però trovare, tra tanti che ce ne sono qui intorno, degli sbancamenti, quelli destinati a noi. Fu un errare lungo, confusamente dispersi per boschi e borri, ruinando a ogni passo con risa e bestemmie, senza un'idea precisa né di dove eravamo né di dove bisognasse andare. Dei soldati che distaccavamo in ricognizione, alcuni si smarrivano e non si vedevano più. Altri tornavano senza aver trovato nulla o con informazioni evidentemente errate. Tanto che alla fine, stanchi, scoraggiati, dovemmo prendere una decisione e fu che ognuno si fermasse dove si trovava e lì aspettasse l'alba che oramai non era più lontana. Fu così che il capitano Borri ed io ci stendemmo sul margine di un sentiero, con la testa appoggiata ad un sacco pieno di qualcosa che non riuscimmo a capire che fosse, abbandonato o perso da qualche altro reparto, passato di lì prima di noi. E giacché era impossibile dormire, andavamo considerando tutto quello che ci circondava e che in quella congiuntura assumeva un che di stranamente fantastico. Il bosco nero, che si sentiva pieno di soldati brulicanti fra i sassi e i cespugli, i riflettori che vibravano in giro per l'aria i loro fasci dritti di luce, rischiarando ogni tanto i nostri visi attoniti, le tende tese qua e là, i tronchi delle piante alte, ed accanto a noi gruppi d'altri corpi rannicchiati nell'erba. Ciò che colpì me soprattutto fu una luce vaga, verdastra, d'origine ignota, che improvvisamente m'apparve in una scavatura del terreno dall'altra parte della stradicciuola. Era una specie di scia luccicante come di acqua spanta dove si riflettesse la luna. Non arrivando a capire di che si trattasse, mi alzai e mi avvicinai per rendermi conto del fenomeno.
Trovai nel terriccio molle una seminata di funghi scuri e viscidi e con meraviglia vidi che da essi proveniva quella fosforescenza. Al primo schiarirsi del cielo fu facile al fine orientarci. Trovammo subito i nostri sbancamenti e ci facemmo entrare la nostra truppa. Qui c'è una certa simbiosi fra uomo e territorio. Addirittura il cognome del capitano Borri, quando prima si parlava di Boschi e Borri, ma non era il nome del capitano, era un nome comune. Quindi dove il nome di una persona, di un cognome di una persona, si confonde con il nome comune, indicante la natura circostante, c'è questa continuità, questa, diciamo, situazione quasi mimetica, dove l'uomo si confonde con gli elementi naturali in questa notte dove i riferimenti sono completamente perduti e si attende la luce per avere indicazioni sul da farsi. Ma ancor più questa luce nella notte è semplicemente una luce surreale, anche tendenzialmente sinistra, lugubre, che proviene da questi funghi fosforescenti. Ecco come la natura in qualche modo esprime il sentire dell'uomo in questo momento proprio decisivo, critico. E si vede appunto come non c'è distinzione fra l'individuo e il contesto che lo circonda. L'uomo diventa terreno, il terreno diventa animato.